E un saluto e un ringraziamento per la pazienza perché è in collegamento da un po' al nostro prossimo e ultimo ospite della diretta, Angelo Drusiani, consulente finanziario, Banca De Rothschild. Angelo, bentornato e grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Allora, non so se hai una chiosa, dato che la stiamo affrontando da un po' su queste proteste contro, diciamo, le misure restrittive. Prima in pubblicità ci dicevamo in qualche modo dovranno aprire e dovranno farlo anche in fretta, perché tutto sommato, come dicevamo anche prima, è stata la prima vera protesta in piazza piuttosto forte e se il senso è continueremo a farlo finché qualcosa non cambia, insomma, vaccino o non vaccini, in qualche modo bisognerà riaprire. Sì, io credo che nell'arco dei prossimi 15 giorni al massimo la decisione in questo senso va presa, perché di risultati straordinari non è che se ne vedono anche con i vaccini, sebbene ne vengano iniettati non proprio tantissimi, però credo che difficilmente, almeno se dovessi fare riferimento a me stesso, direi che io posso resistere ancora, ma mi rendo conto che ci sono troppe categorie che sono in difficoltà economica, anche perché veramente stando sempre chiusi, sempre senza lavorare, insomma, un po' abbastanza difficile. Ieri camminavo qua in centro a Milano e ho notato proprio strade come via Monte Napoleone, via Manzoni, veramente non dico deserte, però molto poco frequentate, quindi i negozi sono chiusi, quindi le persone non vanno. Certo, l'economia, c'è da farsi la domanda, prevale l'economia, prevale la salute, chi lo sa? Al limite si può fare un esperimento, poi se aprendo dovesse peggiorare la situazione si tornerà a chiudere, però io ho un tentativo francamente non globale, non al 100%, però sarei indotto a pensare che sia ora di farlo. Intanto un messaggio che era arrivato precedentemente lo leggiamo e salutiamo Pasquale, il quale dice la solita storia italiana: i poltronari italiani hanno avuto la poltrona, tutti muti e il popolo a fare la fame. Dove sono i Salvini, Meloni, Berlusconi e gli altri? Berlusconi, peraltro, è di nuovo ricoverato, mi risulta, in ospedale e non so se ripeto una coincidenza o meno. I più maligni dicono di sì, altri invece dicono che comunque le sue condizioni sono difficili. È ricoverato diciamo, all'indomani del nuovo appuntamento con il processo Ruby, scusate, non è Ruby Ter, ma comunque è un processo che lo vede in qualche modo protagonista. La Meloni è l'unica a fare in qualche modo opposizione e insomma Salvini ha dovuto anche un po' modificare il suo atteggiamento. Prima dicevo non è possibile, bisogna tenere aperti per Pasqua perché non si può andare oltre, poi ha modificato in qualche modo il suo atteggiamento. Comunque sì, insomma, questo è il messaggio di Pasquale che abbiamo letto. Poi casomai magari ci torniamo su questi temi di stretta attualità. Con Angelo mi interessava provare a fare luce o quantomeno avere una sua riflessione dato che è un esperto in obbligazioni, si parla del cinquantennale, insomma, per quanto riguarda come possibile, diciamo, prodotto finanziario su cui gli italiani possono investire. E allora, qual è la tua view da questo punto di vista? In primis bisogna dire che era l'unico titolo che mancava da tempo Vero? sulla proposizione delle emissioni che fa lo Stato. Ebbe un bel successo il 2067 messo verso la fine del 2016, presumo che ce l'avrà altrettanto questa perché c'è a livello internazionale una gran voglia di titoli con durata molto lunga, in grado di offrire cedole relativamente elevate, perché in questa fase qui è chiaro che i rendimenti sono bassi, quindi le cedole neanche possono essere molto alte, però i fondi pensione vanno a nozze con questa tipologia di strumenti. Io già immagino una richiesta parecchio forte. Sono cinque banche internazionali e un'italiana che sta, mi ricordo, sono 4-5 quelle internazionali, un'italiana di sicuro, che stanno collocando il titolo, avendo trattative con chi è interessato a comprare per vedere di collocare un importo abbastanza elevato, perché occorre che lo si voglia o no, anche gli investitori ex bot people si convertano agli investimenti a medio-lungo termine, perché questo basso livello di rendimenti non è che muterà in tempi abbastanza brevi, anche se a rimorchio del rialzo dei rendimenti dei T-bond americani decennali, probabile che anche in Eurozona qualche movimento verso l'alto ci possa essere, ma non in maniera consistente, perché mentre negli Stati Uniti ha ripresa l'economia è forte, qua da noi non credo che lo sarà altrettanto. E quindi io consiglio, per chi ha una certa età e vuole lasciare in eredità ai propri nipoti dei titoli che abbiano, dei beni che abbiano un valore
senza imposizione fiscale su quando avverrà il decesso, credo che i titoli di Stato italiani, ma anche non solo italiani, i titoli di Stato in generale rappresentino un buon affare. Intanto, una domanda che ci arriva da Roberto è la seguente, che salutiamo, il nostro affezionato. Non si parla più tanto di default e bail-in del comparto bancario, a differenza del passato pre-Covid. È proprio così? Tutte le banche italiane hanno risolto i problemi di liquidità con le iniezioni recenti della BCE o c'è qualche banca in odore di aumento di capitale? Ci chiede Roberto. Ovviamente il tema principale in questi periodi per quanto riguarda le banche è quello delle M&A, delle fusioni, insomma, e soprattutto i rimbalzi di rumor inerenti a quella o a quell'altro, a un tipo piuttosto che un altro di comparto bancario ha portato anche a, diciamo, reazioni piuttosto interessanti da parte del mercato, soprattutto al rialzo. Però, insomma, torniamo alla domanda di Roberto. Il tuo giudizio è Angelo? Io mi ricollego a quanto stavi dicendo tu adesso perché avrei risposto in maniera molto simile, nel senso che nella fase in cui sono previste delle nuove aggregazioni, quindi banche che possono fondersi tra di loro, una acquisisce, l'altra viene acquisita, è difficile pensare che si possa parlare di situazioni di difficoltà perché si fermerebbe questo tipo di attività. Io credo che se alcune banche sono intenzionate ad allargare la propria sfera d'azione, collegandosi con altre banche, quindi facendo una fusione e diventando banche con valori molto più importanti, è perché vi sono ancora prospettive, e anzi, credo che all'uscita di questa pandemia la ripresa dell'economia negli Stati Uniti sarà fortissima. In Eurozona, soprattutto per le società che esportano, e ve ne sono tante, sarà abbastanza interessante. Quindi, sicuramente per le banche ci sarà di nuovo un'attività intensa, portatrice di guadagni. Perché negli ultimi tempi, con i tassi così bassi dei rendimenti, così con i differenziali così bassi tra interessi attivi e interessi passivi, è chiaro che gli utili ne hanno risentito negativamente. Quindi, tant'è vero che la Banca Centrale Europea ha impedito lo scorso anno che si pagasse dividendi, quest'anno credo che invece dovrebbe avvenire. Quindi, non vedo in questa fase banche che possano avere delle difficoltà particolari se non quelle tradizionali delle banche che spesso fanno fatica ad incassare i prestiti che hanno concesso a taluni investitori, a taluni clienti, perdono. E in qualche modo si ricollega anche alla notizia di oggi, secondo cui l'Istat ha dichiarato rischio strutturale per il 45% delle imprese riflessi sulle banche. L'ultimo rapporto sulla competitività dei sistemi produttivi che registra un crollo diffuso nel valore aggiunto, l'11,1% nell'industria in senso stretto, l'8,1% dei servizi, costruzione 6% e anche agricoltura valore simile. Si salvano alimentare e farmaceutico, chissà come mai. Beh, insomma, stato di difficoltà che potrebbe a sua volta avere riflessi sulle banche. Covid-19 ha inciso poi anche sulle strategie di finanziamento delle imprese, appunto concludeva così la sua riflessione Angelo Drusiani. Per fronteggiare la crisi di liquidità hanno utilizzato un insieme ampio di strumenti nell'ambito dei quali il credito bancario ha rivestito un ruolo centrale. Questa è così insomma possiamo in qualche modo completare il discorso aggiungendo che oggi il bancario naviga in acque miste, in acque contrastate, da una parte Intesa San Paolo più 0,04%, ma anche Fineco Bank più 1,14%, più 0,4% Unipol e più 0,7% anche Banca Generali. Il resto negativo ma senza troppa energia, diciamo così, meno 0,7% Banco BPM, meno 0,37% Unicredit e BPerBanca e poi segnalo anche meno 0,35% di IFIS e di Banca Mediolanum. Questa è la situazione. Angelo, ti sorprende in qualche modo il fatto che si continui, quantomeno soprattutto il DAX, ma in Europa abbiamo raggiunto i massimi, insomma, i massimi storici, mi riferisco a Francoforte, il FTSE MIB sta grattando come se fosse protagonista del film Alcatraz, in cui gratta per 14 anni e alla fine riesce a trovare una via d'uscita, mi riferisco ai massimi pre-Covid, quei 24.008-25.000 che, come detto, dal 2009 cerca di superare senza riuscirci, insomma, a fronte appunto di attività che quantomeno in Europa non danno segnali,
in qualche modo importanti come magari si vedono nel Regno Unito e negli Stati Uniti. C'è sempre questo divario, no, tra economia e finanza che viaggiano in maniera diversa. Non so se hai presente il meme che ha fatto abbastanza il giro del web dell'enorme scafo della nave bloccata al canale di Suez, che è la finanza, e la ruspa piccola piccola che cerca di sbloccarla, che è invece l'economia reale. Qui c'entra sempre ovviamente le banche centrali. Oggi alle 19 ci saranno i minute della Fed. Però forse, insomma, alla lunga, come ci si domanda, ma è possibile che il motivo sia sempre quello? Io credo che il motivo vada ricercato nel fatto che nello scorso anno e anche gli anni precedenti gli listini dell'Eurozona sono stati abbastanza trascurati a favore dei listini degli Stati Uniti. Quindi c'è stato, così come negli Stati Uniti, c'è stato un cambio di settori nei quali investire, così nelle borse sta avvenendo in questa fase. Quindi più attenzione all'Eurozona, dove peraltro non va dimenticato che sono molte aziende che sono validissime, che hanno un trend esportativo che è enorme, quindi degli introiti molto elevati, delle attività che sono leader mondiali in tanti settori, quindi sicuramente dei ritorni positivi da queste aziende ce ne saranno senz'altro. E negli anni passati sono state dimenticate o quasi, quindi ora, visto che negli Stati Uniti c'è questa fase di incertezza legata all'andamento dei tassi di interesse, ora anche alla tassazione che il nuovo Presidente degli Stati Uniti vorrebbe imporre alle aziende, più grosse aziende statunitensi, quelle che hanno portato, state fuori dei guadagni straordinari in borsa, e quindi è chiaro che c'è la ricerca di altre aziende, quelle europee in particolare, che sono già vessate dalla tassazione in maniera Vero. imponente, quindi potrebbero diventare teoricamente più concorrenti ancora di quanto lo saranno quelle statunitensi, se la tassazione europea dovesse in qualche maniera toccarle. Eh sì, se ne parla della nuova tassazione di Joe Biden nei confronti delle aziende che si sono maggiormente arricchite nel periodo del Covid, un modo anche per finanziare l'imponente provvedimento, quantomeno legge, che porterà 2.250 miliardi per, diciamo così, rifare gli infissi, o meglio, modernizzare le infrastrutture e sostenerne, insomma, rilanciarle in qualche modo negli Stati Uniti. Hai giustamente citato anche il rendimento dei tassi americani. Se ne parla meno del solito in questo periodo, un po' come la storia delle banche che ci indicava l'amico Roberto. Se ne parla meno del solito perché è stato trovato un equilibrio anche a livello di borsa, per quanto riguarda appunto il decennale americano e non soltanto, o perché semplicemente fanno meno paura di prima? In parte perché fanno un po' meno paura, perché si era già abituati, ma poi sai che i mercati sono un po' così: l'oro veniva comprato e si è un po' trascurato, Certo. il dollaro sembrava che dovesse salire e andare chissà dove, sta già tornando indietro, quindi nei confronti dell'euro intendo. Quindi è abbastanza normale che l'andamento dei titoli, dei rendimenti, subisca delle oscillazioni, non dico importanti, però costanti nell'arco della giornata, dei mesi, quindi degli stessi anni. Quindi non mi sorprenderei che per un certo periodo il problema principale era l'aumento dei rendimenti dei titoli decennali americano. Adesso è stato appurato che comunque potrebbe non essere così repentino, così forte come invece si ipotizzava all'inizio, in forma anche un po' esagerata, e quindi sul momento si tace. Magari fra pochi giorni o tra un mese potrebbe ritornare l'assalto, perché magari si scopre che la propensione ai consumi degli americani sta salendo vorticosamente, e che quindi l'economia, sono i segnali che l'economia correrà, e in conseguenza che i tassi saliranno. Quindi è una fase temporanea, dobbiamo aspettare qualche, presumo, 15-20 giorni per capire esattamente quale potrebbe essere la prospettiva per i prossimi mesi. Ricordate che di euro-dollaro si era parlato anche di 1,25, 1,26, che poi erano i massimi del 2018. Non ci siamo arrivati, c'è stata una spinta verso il basso proprio a gennaio a 1,23, 1,24, sono 24, non l'ha neanche raggiunto. Mi ricollego a quello che dicevo prima sulla storia delle poltrone. Sì. Domani sentenza del Rubiter e, insomma, a quanto pare è di nuovo ricoverato Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano. C'è una domanda,
Angelo, prima di salutarci, di un nostro amico e che ti riporto. Un nostro amico ci chiede le prospettive per i CDS a 5 anni turchi, ci chiede un target di 2000 punti. Non so se diciamo, riusciamo a rispondergli al volo, ma questo in qualche modo ci permette di parlare anche di quello che accade sul fronte della lira turca, che è soggetto a turbolenze piuttosto forti in virtù del fatto che il presidente Erdogan, d'attualità ancora di più oggi, che non ha concesso la famosa cadrega, per usare un'espressione anche milanese, ma la sedia a Ursula von der Leyen, relegandola in disparte sul divano lontano da sé e dal Presidente del Consiglio UE. Dicevo, questa la domanda dell'amico ci permette un po' di fare una valutazione su queste turbolenze. Ricordiamo che fino a 2 settimane fa la lira turca aveva perso il 17% ed è un asset su cui un asset che l'Europa guarda sempre con attenzione, anche in virtù del fatto che ha sempre reso un po' di più rispetto magari a quelli tradizionali, e adesso si ritrovano all'interno di una volatilità piuttosto forte. Non so se vuoi partire da qui o dalla domanda molto, ma molto tecnica da parte dell'amico a casa. Io credo che per quanto riguarda la Turchia sia abbastanza complesso dare delle risposte perché conta più la politica dell'economia e della finanza stessa in quel paese. Quindi riuscire a capire come gestirà il potere Erdogan anche nei prossimi anni, insomma, abbastanza complesso. Si è alleato della NATO, però è molto amico della Russia, quindi è difficile vedere cosa accade. Aveva nominato un bravo banchiere centrale, l'ha fatto fuori perché andava più bene. Quindi io ho l'impressione che la lira turca veleggerà sempre come ha veleggiato negli ultimi anni, quindi con alti bassi molto repentini, molto forti. Scommettere sulla lira turca da qui a 5 anni, secondo me, è tipico di chi ha una forte propensione al rischio. Credo che se si scommette per avere un ritorno positivo, nel senso che la lira turca si rafforzi, sarà abbastanza complesso e difficile, ma non credo che possa scendere in maniera talmente importante, perché in definitiva, come giustamente dicevi tu, interessa molti. Molti sono gli investitori che comunque comprano titoli turchi pagando ovviamente nella nuova lira turca e di conseguenza fanno sì che le quotazioni possa rimanere su buoni livelli, ma anche la lira turca possa rimanere su buoni livelli. Quindi non mi aspetto nell'arco di questi 5 anni una differenza sostanziosa e sostanziale rispetto ai valori di oggi. Quindi una scommessa potrebbe anche, non dico avere ritorno zero o poco positivo o poco negativo, un ritorno abbastanza indifferente rispetto a quelle che sono le scommesse che si fanno sulle altre tipologie di strumenti. Eccola qui l'andamento settimanale della lira turca nel cambio con l'euro. Se ne è parlato, lo facciamo anche noi, insomma, spesso Alexandra Georgieva, la nostra collega, ha fatto alcuni focus su questo cross. Questo è il cambio settimanale, guardate come oscilla, insomma, guardate che candele di una certa imponenza si sono registrate a partire da novembre 2020, quindi insomma è una volatilità che c'è da tempo, e guardando poi indietro si vede che il valore dell'euro continua a salire, ma insomma con un andamento abbastanza schizofrenico da questo punto di vista. Angelo Drusiani, grazie come sempre per essere stato qui con noi e per le tue analisi. Ci sentiamo presto, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci.